ci rivolgiamo programmaticamente ai ragazzi e le ragazze under 30 che vogliono cimentarsi nell'inchiesta giornalistica. Ricordo che noi non premiamo dei prodotti, ma premiamo dei progetti. A noi arrivano progetti su carta, li giudichiamo come tali e sono quindi le idee che noi riconosciamo come buone o meno, ci crediamo, le finanziamo e le aiutiamo a portarle a termine. Il premio Orione è un'opportunità unica in Italia, difficilmente ci sono premi di questo tipo che danno non soltanto un sostegno economico ma anche un sostegno di tutoraggio, ambiente al tutor legale, tutor tecnico, delle musiche, del montaggio, ti seguono passo passo nel momento in cui qualcuno ha le prime difficoltà. Questo è molto bello e soprattutto perché ti fa sentire anche la fiducia addosso, no, di tutta l'intera organizzazione che premia già fin dall'inizio 5 progetti finalisti, dando appunto, come dicevo prima, un contributo economico. Il giornalismo sappiamo che vive diverse crisi da anni e soprattutto che vengono a colpire soprattutto i più giovani. Foggia è stato il secondo capoluogo di provincia della storia italiana a essere sciolto per mafia, quindi noi volevamo analizzare come facessero le mafie foggiane ad essere entrate così dentro al sistema politico e sociale della città. Per Foggia non è stato semplice, è un territorio complicato e questo ha comportato infatti il fatto di avere anche una difficoltà nel reperire testimonianze. È un territorio in cui purtroppo la violenza è ancora molto diffusa, è governato tra virgolette insomma da organizzazione criminale becere, violente come vi dicevo, e questo genera anche un clima di omertà, di paura tra i residenti. Speriamo di essere riusciti a fare qualcosa di importante, seppur il tassello è molto piccolo, e ci auguriamo che anche altri nostri coetanei e colleghi possano portare avanti lavori di questo tipo che appartengono a tutti. Siamo abituati bene e abbiamo ragione, perché la qualità media del prodotto che viene fuori dai nostri ragazzi è mediamente buona, veramente. A volte si coglie nel segno, a volte meno. Fare inchiesta giornalistica è complicato, soprattutto se si è molto giovani e un po' inesperti, quindi qualche volta si punta in una direzione ma poi si scoprono altre cose. Quindi io sono molto contento, noi siamo molto contenti del prodotto che è uscito fuori, ma ci consola il fatto che vediamo questi ragazzi, già da quando li abbiamo conosciuti qualche mese fa, già più consapevoli e cresciuti anche professionalmente. Abbiamo avuto diversi dibattiti di alto livello, direi, con tante testimonianze sia di esperti sia di persone in grado di riflettere sul tema, sulla sfida rappresentata dall'intelligenza artificiale. È stata anche l'occasione per confrontarci tra tanti colleghi, per conoscere i reciproci approcci a questa nuova frontiera. Sono molte le domande che siamo stati capaci di porci, le risposte, per fortuna, sono poche.